Ciao a tutti, in questo video voglio dare un'applicazione pratica della legge d'attrazione per sperimentare l'amore. Perché, diciamo, spesso i libri, che parlano della legge d'attrazione, The Secret o altri libri, in realtà fraintendono un po' il concetto di legge d'attrazione, nel senso che la legge d'attrazione, come ho detto nel video precedente, viene vista come una sorta di mercato dei desideri. E quindi desidero l'amore, anzi, alcuni dicono, guarda, concentrati pure su quella persona che ti interessa, visualizzati con quella persona e vedrai che quella persona arriverà nella tua vita. In realtà non è così, posso visualizzare quello che voglio, ma se quella persona non deve entrare nella mia vita, non entrerà. Perché ci sono eventi karmici miei, cause e condizioni mie, cause e condizioni dell'altra persona. Quindi noi non possiamo influire più di tanto. Certo, ci possono essere rituali, diciamo, di magia, di legamenti d'amore che però vanno a, diciamo, magari ad attrarre, a creare delle modificazioni sul libero arbitrio, ma proprio per questo generano eventi karmici molto negativi, a meno che non vengano fatti con intenti di un certo genere. Comunque, al di là di questo, se noi vogliamo attrarre l'amore nella nostra vita, quindi l'esperienza dell'amore nella nostra vita, dobbiamo fare praticamente delle cose. Dobbiamo dare amore. Perché in questo modo, non attraverso il pensiero, anche attraverso atti pratici, iniziamo a sintonizzarci con le frequenze dell'amore. Quindi dobbiamo dare amore in generale a tutti gli esseri senzienti, quindi dobbiamo fare delle cose pratiche. Che ne so, fare delle offerte, fare, diciamo, atti, come dire, di positivi verso le persone. Quindi noi dobbiamo dare fondamentalmente. Dare che cosa? Attraverso atti di generosità possiamo dare materialmente, quindi che ne so, un'offerta, una beneficenza, dare materialmente. Possiamo dare protezione, sostegno, quindi dare ascolto e possiamo dare insegnamenti anche di spiritualità, che sono anche tra l'altro delle cose più elevate. Quindi dare delle cose attraverso atti di generosità, dare con amore alle persone. Questo va a predisporci, diciamo così, per ricevere con la stessa intensità l'amore che abbiamo dato agli altri. Lo stesso San Francesco, diceva, è dando che si riceve. E questo proprio perché entri in risonanza, però devi farlo con costanza, non devi farlo con un secondo fine, sennò devi preoccuparti soltanto di dare quello che tu puoi dare alle persone che ti circondano, fatto con intenzione d'amore. Quindi dall'offerta, che ne so, la mancia, l'offerta al senza tetto, che non deve essere fatta, cioè è l'intenzione che conta, perché per creare una risonanza non è che tu lo dai così proprio senza metterci intenzione positiva. Il pensiero deve essere un pensiero d'amore sincero verso questa persona a cui stai dando qualcosa materialmente, devi dare materialmente, devi rigioire del fatto che hai dato qualche cosa e che le hai prodotto un beneficio, un benessere fondamentalmente. Ecco, in questo modo, in modo molto pratico, tu inizierai automaticamente a sintonizzarti sulle frequenze dell'amore, perché l'amore è desidero che un'altra persona sia felice e quindi prova a renderti felice attraverso ciò che posso darti, che possono sia cose materiali, sia sostegno, protezione, conforto, sia esso, diciamo, un insegnamento, qualche cosa. Attraverso questo dare amore, mi predispongo per ricevere. È inevitabile che vivrò queste esperienze perché tutte le mie frequenze, noi siamo frequenze, siamo energia, saranno sintonizzati sull'amore. Quindi inevitabilmente entrerà nella mia vita. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale potrai partecipare a un'estrazione e vincere un corso con me sulla comunicazione seduttiva, la gestione dell'emozione che potrai fare dal vivo oppure via video. Quindi iscriviti al canale e parteciperai a questa estrazione perché è valida solo per gli iscritti. E poi ti ricordo che venerdì 27 gennaio 2017 a Torino, in corso 3013, Educatore della Provvidenza, terrò un corso su come far innamorare e gestendo le emozioni. Se sei interessato, alle 20:45 venerdì 27 gennaio 2017. Il riferimento è il 333 4000.
15 11 703. Ciao!